a contattare innanzitutto Marco Marchese, che dovrebbe da questo momento rilevare la conduzione. Io resterò. Pronto? Eccoci Marco, ci sei? Sì, guarda, io ho problemi con Palmira che ce l'ho al telefono Sì. e non riesco. No, la faccio io la regia, Marco. Ah, la chiami tu? Ok, va bene. Sì. Ma tu la vedi Palmira? Però, Sì, la vedo, non ti preoccupare, te l'avevo scritto in chat. Palmira, ti chiama Roberto. Perfetto. Allora, Marco, se ci mandi la tua immagine, anche tu Subito. sei reduce da quel di Roma Sono appena. dove c'è stato ieri come ricordavamo prima c'è Alla stato il sentita. congresso dell'ARA, dell'Associazione Americana Antiproibizionisti, e poi c'è stato l'Europride, dove hai partecipato, ma di questo magari ne parliamo in un altro momento. Allora, vediamo di aggiungere Palmira a questa conversazione. Speriamo che tutto vada bene. Ecco, sta squillando il contatto con Palmira. Marco, intanto è andato via il tuo video, dovresti arrestarlo e rimandarlo. Ciao Palmira, sei in onda. Sì, ciao. Ciao Sistemo Palmira. un attimo l'audio. Sì, Mi sentite? ti sentiamo benissimo. Se ci dovessi mandare anche la tua immagine. Dovrebbe partire, Ecco, ecco. sta partendo e sta partendo anche quella di Marco. Ecco qua, io sono stato preso un po' alla sprovvista perché stavamo cercando di capire con Palmira come avviare la trasmissione e poi io sono appena tornato, come accennavi tu. La mia immagine adesso si vede? Si vede Sì, benissimo, ragazzi. Io non ti voglio interrompere nuovamente, Marco. Ti lascio la conduzione. Io interverrò se ci saranno domande dalla chat, va bene? benissimo, perfetto. Un Allora, ciao saluto. Palmira, buonasera, benvenuta. E io faccio una brevissima premessa, che è questa qua. Allora, siamo appena tornati da Roma come tribù radicale, perché abbiamo fatto gli inviati questo fine settimana. Questo, diciamo, a beneficio anche tuo, Palmira, come diciamo, informazione delle attività nostre di questa nuova Web TV che adesso sta rinascendo, dopo questo lungo periodo in cui è rimasta, diciamo, sospesa nelle sue trasmissioni. E abbiamo fatto, diciamo, la prima missione da inviati. Eravamo io e Riccardo Cristiano. Abbiamo predisposto la messa in onda in diretta dell'assemblea annuale del congresso, in pratica dell'ARA, dell'Associazione Radicale Antiproibizionisti. Lì abbiamo fatto, diciamo, delle interviste. Gian Nicola Cione, che ringraziamo, è riuscito ad intervistare il grandissimo Marco Pannella, che ci ha dedicato un po' dei suoi preziosissimi minuti prima di recarci tutti quanti al Gay Pride, che è stata veramente una festa grandissima, riuscitissima. Noi abbiamo fatto molte ore di filmati, abbiamo fatto circa 1.000 fotografie, per cui in settimana pubblicheremo tutto quanto sul sito internet di TV Radicale, sui vari siti. E adesso fate, diciamo, questa prima premessa, perché io, guarda, ho proprio posato, ma 10 minuti fa, le borse, perché il treno ci ha riportato alla Lamezia Terme in perfetto orario poco fa, il tempo di prendere la macchina, arrivare qui, accendere il computer, vedere un po' di cose, orientarsi un po', e quindi abbiamo posato le borse, sono ancora chiuse, e adesso siamo qua in diretta. Mi fa veramente piacere che tu sei in diretta con noi, Palmira, perché la mia premura è quella di chiederti subito: allora, le attività radicali a Messina, raccontaci tutto. Beh, intanto ne approfitto per salutarvi tutti quanti perché in effetti noi avevamo fatto un primo collegamento parecchi mesi fa e sono contenta di aver ripreso anche questa attività perché è bello avere una finestra per tenerci tutti in contatto. E noi in queste ultime settimane siamo stati molto impegnati con la campagna referendaria e abbiamo praticamente fatto parte anche, diciamo, animato abbastanza il Comitato Referendario Cittadino che è stato costituito in maniera trasversale da una serie di sigle, di partiti, appunto volevamo esserci anche noi come testimonianza anche del fatto che i radicali hanno sempre creduto nell'istituto referendario, poi tra l'altro insomma oggi ho visto anche le immagini di Marco Pannella che è andato a votare i suoi quattro sì, e in questo senso abbiamo organizzato diverse manifestazioni, per esempio andando a fare dei girotondi o distribuendo i volantini, soprattutto con Saro Visigaro si è fatto portavoce di un gruppo di donne per il referendum, insomma è stata una bella occasione per fare un po' di attività politica sul territorio e per confrontarci anche con le altre forze politiche della città.
Palmira, permettimi un attimo, ti interrompo perché voglio dare anche qui una comunicazione. Questo mi fa piacere, quindi avete fatto già un'attività in città a Messina per quanto riguarda il referendum, questa qui è una cosa ottima perché su questa tornata elettorale quello che si gioca principalmente, come sappiamo tutti, è proprio l'istituto del referendum. E noi su questo qui ti posso dire, così ci confrontiamo anche un po' e approfitto pure per far passare insieme, diciamo, ai messaggi che vuoi dare tu ai nostri telespettatori e un po' anche quello che succede in Calabria come attività radicali. Noi, siccome abbiamo un indirizzario vasto che viene prevalentemente da Facebook, sono circa 17.000 nominativi, no? E allora siamo riusciti a trascriverne circa la metà, 8.000 e qualche cosa, e noi siamo riusciti a mandare proprio prima che partissimo per Roma il venerdì un appello senza indicazioni di voto, ma un appello semplicemente per andare a votare, quindi per l'istituto del referendum a ben 8.258 persone, con un'email proprio personale, un'email personalizzata che si apre, sono proprio quattro righe dove incomincia con proprio ciao Marco, ciao Palmira, ti invito, eccetera, eccetera. Quindi, scusami, diciamo, questa interruzione, ti lancio di nuovo la parola. Quindi spiegaci un po' meglio queste iniziative, come si sono date, cosa avete programmato per il futuro. Allora, innanzitutto diciamo che questo vi faccio vedere il volantino, non so se lo vedete così. Sì, si vede benissimo. Abbiamo dato vita a questo volantino come strumento primo per parlare di referendum, già che lo sapete, già la stampa nazionale per quanto riguarda l'informazione non ci ha aiutato, figuriamoci la stampa locale, però noi non ci siamo mossi in maniera appunto, come dicevo, trasversale, e poi abbiamo notato molta partecipazione spontanea. Sul sito, sulla nostra pagina Facebook Radicali Messina Leonardo Sciascia, ci sono anche delle fotografie che testimoniano un po' l'attività che abbiamo fatto. E chiaramente, come vi dicevo, essendoci stata la partecipazione di forze come proprio trasversali, pensa che c'era anche un circolo di Futuro e Libertà assieme ad un circolo del PD, il Movimento di Di Pietro, noi, i Verdi, insomma, abbiamo cercato di andare oltre gli steccati, perché chiaramente il referendum non solo riguarda tutti, ma è necessario che raggiunga il quorum. E tra l'altro ti devo dire che in base ai primi dati di affluenza delle urne qui a Messina, abbiamo dei dati, insomma, che ci fanno ben sperare, perché rispetto alle precedenti tornate referendarie l'affluenza è stata migliore, anche se adesso aspettiamo, gli ultimi rilevamenti. La percentuale dei votanti alle 12 era del 9,17%, che quindi non si discosta molto dal dato nazionale, che è dell'11,6%. Sì, e questo è molto incoraggiante. Infatti, perché ci sono stati dei referendum addirittura che hanno visto il 4% degli elettori a Messina votare. Sì. Quindi, in questo senso, speriamo che da qui alle prossime ore arrivino dei risultati ancora più confortanti. È stato un momento bello perché ci siamo messi in movimento, siamo stati in diverse zone della città. E spero che questo sia l'inizio di un'esperienza, di un confronto anche a livello politico cittadino, perché comunque noi tra 2 anni andremo alle amministrative e quindi vorremmo dire anche la nostra, insomma. Certamente, e a proposito di questo qui, allora a Messina l'associazione che cosa prevede, diciamo, cosa sta organizzando per il prossimo futuro? Guarda, noi siamo stati impegnati a livello, diciamo, di politiche radicali nazionali. Io l'ultima volta ho incontrato Rita Bernardini qui a Messina durante la visita al carcere di Gazi. Da questa esperienza è nata una denuncia parlamentare, con appunto una situazione gravissima che tra l'altro avevamo già verificato anche l'anno scorso. A distanza di un anno, Rita, che è una persona meravigliosa, è stata più di 5 ore a parlare con tutti i detenuti che ha incontrato, e da questa esperienza è nata una denuncia che le ha portato anche in Parlamento, perché considera che il carcere di Gazi, a parte i problemi di sovraffollamento, ha anche una struttura che dovrebbe essere sanitaria all'interno del carcere, ma che
Tutto si può dire tranne che è efficiente dal punto di vista medico e della salute. E in questo senso abbiamo anche raccolto delle testimonianze assieme anche a Gianmarco Ciccarelli dei Radicali di Catania. E, chiaramente il prossimo obiettivo sarà quello di far firmare al presidente della provincia e al sindaco la richiesta di estendere anche a loro il diritto di fare visite ispettive, così come era Sì. stato proposto dai Radicali Nazionali. Poi siamo stati impegnati il 20 maggio la manifestazione per i contributi silenti e anche qui abbiamo avuto la fortuna di incontrare un dirigente nazionale dell'Associazione dei Tributaristi, che è proprio un messinese. E con lui abbiamo in programma di organizzare, finito questo referendum, una serie di incontri per continuare a parlare di questo tema, perché molti non lo conoscono o comunque lo sottovalutano. Perché Sai, Palmira, riconosco. questo qui è anche un po' un punto dolente di questa iniziativa, perché ad esempio qui in Calabria con i contributi silenti è accaduto che noi abbiamo mandato delle email, non abbiamo nemmeno ricevuto la risposta all'email, eppure siamo certi che le nostre email sono state lette perché sono tornate indietro le notifiche di lettura. E questo qui ci dispiace un po' che i tributaristi che ci sono pure in Calabria, hanno anche qui una sede, diciamo, regionale, non ci abbiano risposto. Questa è una cosa che è andata avanti un po' a macchia di leopardo. Poi anche sui contributi silenti, devo dire la verità, proprio mancano i diretti interessati. Io non lo so a Messina com'è andata, se i diretti interessati, per cui non lo so. Persone, contrattisti a progetto che lavorano nei call center, piuttosto che i tributaristi, piuttosto che, non lo so, sono veramente milioni i lavoratori che sono coinvolti in questa cosa qua. Non lo so se a Messina si è fatto in controtendenza con quanto è accaduto a livello nazionale, se si è fatto sentire qualcuno, a parte i tributaristi. Guarda, a livello di gente, purtroppo, ti ripeto, l'informazione riguarda soprattutto, mi dicono che c'è molto rumore di fondo. Non so se me l'avete inviato voi questo messaggio e Skype. Allora, Comunque. vediamo, rumore di fondo? No, penso. No, non, nella chat è tutto tranquillo. Vabbè, adesso chiedo se l'audio si sente bene, lo chiedo alla chat. Io ti sento bene, spero che ci sentano bene anche Sì, su anch'io web. sento. Ragazzi, si sente perfettamente, andate pure avanti Sì. tranquillamente. Visto che c'è stata questa interruzione, posso dare una notizia? Sì, certo, Sì. prego. Allora, una notizia è questa: i dati alle ore 19 sull'affluenza alle urne. Sul primo referendum il 29,67, diciamo che uscirono tutti tra il 29,67 e il 20, che il dato più alto è il 29,70 sul referendum sul servizio idrico, tariffa del servizio idrico. Poi il dato più basso, rimasto là praticamente, 29,54 sul legittimo impedimento. Questo Ma questa è una alle media ore italiana? sì, sui vari referendum, sì, d'Italia, Ah, intera Italia. allora sì, allora posso, diciamo, per adesso rimettere il dito così, poi dopo lo trasformeremo domani, ma speriamo di metterlo così, per adesso lo teniamo così, Ecco, perché questo l'importante è che non dato facciamo è così, anzi, Marco. facciamo così, che è Che meglio. facciamo così, facciamo così, facciamo così. Aspetta che non t'ho visto perché io Non mi hai visto, non mi hai le immagini. visto. Meglio che non mi hai visto, meglio che non mi hai visto Palmira, soprattutto. Va bene. Visto, mannaggia. No, Aspetta, soprattutto su. ah, l'ho visto adesso il tuo L'hai gesto visto perché adesso il arriva mio la gesto? tua No, immagine in perché c'è qualche ritardo. referendum in particolare a cui sono molto affezionato, per esempio, scusate, è una mia cosa personale, quella sul legittimo impedimento, perché è veramente una delle cose più assurde, ma introdotte nella maniera più veramente incredibile del nostro ordinamento Lo so. giuridico. Comunque, vi lascio la Roberto. parola, state tranquilli, si sente perfettamente. Perfetto, ridiamo allora Bene. la parola a Palmira. Abbiamo ancora un quarto d'ora abbondante. E io, guarda, volevo sapere da te quali sono le prossime iniziative politiche che avete programmato, se ne avete programmato, in che cosa sarete impegnati nelle prossime settimane o nei prossimi mesi.
sicuramente dobbiamo lavorare a rilanciare anche sul territorio l'associazione con delle presenze, diciamo, più affluenti, o comunque dobbiamo cercare di organizzarci meglio perché chiaramente non siamo tantissimi. Anche se devo dirti che quando si tratta di votare, ci sono tanti radicali che poi votano, però quando si tratta magari E di stare in piazza, questo. a proposito di questo, facciamo conoscere un po' meglio l'Associazione Radicale di Messina. In quanti siete? Quanti iscritti ha la vostra associazione? Da quanto tempo è nata? Faccio un po' la carta d'identità. Allora, intanto mi chiedono se Palmiro è parente di Roberto. Questa cosa no, abbiamo lo stesso cognome, Mancuso, però Giusto. siamo di due ceppi Non forse siamo diversi. parenti anche se siamo affini, magari siamo lontani parenti, non lo sappiamo. Comunque mio padre era siciliano. Possiamo fare un bel ponte, lo Sì, stiamo già un facendo. altro ponte. Facciamo il ponte sugli Appennini dopo il ponte sullo Stretto. Allora, Scusate, stiamo degenerando perché forse siamo felici perché, almeno io sono felice per questa cosa del referendum se si raggiunge il quorum, perché significa per i cittadini dello Stato italiano riappropriarsi di un istituto aspetta, giuridico. ti devo stoppare, Roberto, perché c'è Gianni dalla chat che ci chiede: racconta Palmira. Quindi, Palmira, facci la carta d'identità Vabbè, io sono un dell'Associazione intruso, Radicale di ma Messina. Ma no, possiamo prenderci anche qualche minuto in più, tanto al limite, se poi prolunghiamo di un sicuramente. quarto d'ora fino alle 21:15, non è un problema, visto che ci sono questi dati, queste notizie, ho ritenuto opportuno interromperli. Però vi restituisco la linea e scusa Palmira se ti ho interrotta. No, figurati, Omonima. l'associazione Compagna omonima. compagno omonimo. L'associazione Radicali Messina, Leonardo Sciascia, è nata nel 2009 in occasione delle praticamente delle europee. E tra l'altro abbiamo avuto un incontro qui con Antonella, che allora era presidente, era segretaria dei Sì. radicali italiani. E in quell'occasione, appunto, ci siamo lanciati per farci conoscere e per portare comunque voti per le europee. E devo dire che è stata una bella esperienza. Saro Visicaro è presidente dell'associazione Radicali Leonardo Sciascia, io sono il segretario. Considerate che Saro Visicaro è un po' la memoria storica dei radicali di Messina. Perché lui già negli anni 70 era con Marco Pannella. Ci sono delle foto tra l'altro in bianco e nero che noi abbiamo sulla nostra pagina Facebook di quegli anni, di quel periodo. E tra l'altro, diciamo che appunto ci sono dei compagni più di vecchia data, ci sono dei compagni che stiamo coinvolgendo adesso. Il nostro tesoriere si chiama Claudio Aloisi. Ci sono appunto delle ragazze e dei ragazzi, sono circa una decina, che ci aiutano nell'organizzazione delle manifestazioni, però appunto ci sono magari degli incontri che poi non raggiungono, ecco, magari il tesseramento, però come sapete bisogna seminare e noi non ci stancheremo di farlo. Quindi diciamo, questo è, sapete che comunque. Bene, l'associazione, diciamo, ha un sito internet, vedo qui che è www.liberamessina.it, giusto? Oppure questo sito qua non è in questo momento raggiungibile? Questo sito non è più online, Ah, non è più perché online. purtroppo non è più online. Adesso abbiamo un blog che è radicalimessina.it, perché per una serie di questioni, vabbè, tra compagni radicali, insomma, anche questioni, insomma, cioè, economia, momenti vari. Comunque Ho abbiamo anche la capito. nostra pagina Facebook, che è un momento cioè, è un modo anche più veloce di tenerci in contatto tra tutti noi, E perché come si spesso chiama la ci vostra pagina Facebook? Radicali Messina Leonardo Sciascia, Ah, ho ci capito. trovate. Bene, così Sì. ti raggiungo Ma subito e ti chiedo siamo chi è. già lì. Lo faccio proprio in diretta, Radicali Messina, ecco qua, Leonardo Sciascia, benissimo, c'è il logo con lo sfondo giallo. Olà, Sì, quello. ma siamo già amici di Facebook, a quanto vedo. Hai visto che ti ho detto? Beh, no, Ah, è vero, perché. è vero, è vero. In realtà, appunto, quello esiste già da più di un anno, per cui nel corso del tempo lo abbiamo divulgato molto.
E quindi ecco, questi sono i nostri strumenti. Poi chiaramente abbiamo in mente di sviluppare altro, però anche per una questione scaramantica, io le cose le dico dopo che accadono. Non so se sarò un po' siciliana in questo, però perché noi magari proprio qui per cultura siamo abituati a fare annunci, a sentirne, poi non si porta nulla a casa. Comunque, ultimamente chiaramente. Accanto alle iniziative di carattere nazionale, seguiamo molto le vicende nostre del territorio, non ultimo il fatto che qualche giorno fa, come radicali, abbiamo chiesto le dimissioni di un assessore, del Comune di Messina. Sì. Ovviamente non credo che basti chiedere delle dimissioni per ottenerle, però se non altro abbiamo detto la nostra, in questo senso cerchiamo di stare attenti anche a quello che accade sul territorio. Non so, Messina, Federico. sì, ti faccio io un altro paio di domande. Allora, Messina è una città da molti punti di vista difficile, ha un grave problema di traffico. Su questo qui cosa ci puoi dire? Anche perché Messina, se non sbaglio, è soggetta anche ad Ecopass perché è anche zona di transito per via della Caronte, Bluvia. Quindi, vabbè, lì c'è su Messina è caricato tutto quanto il traffico che va e viene dalla Sicilia, in buona sostanza. Sì, infatti, ma tra l'altro questa è proprio una situazione che noi viviamo costantemente, ci sentiamo un po' prigionieri nella nostra stessa terra perché comunque non abbiamo di fatto continuità territoriale. Anche noi per spostarci in Calabria, quindi nel continente, dobbiamo pagare un ticket come tutti gli altri. Tra l'altro in una situazione di totale monopolio per cui decidono le tariffe che sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Sì, guarda, su questo qui ti posso dire, io ho una certa esperienza proprio recente dei giorni scorsi, perché io ho visto che ad esempio c'è la Caronte, che è il biglietto di andata e ritorno nei 3 giorni a 38 euro, che è diciamo un prezzo non da poco ed è molto più caro poi se i tempi si allungano, fra l'andata e ritorno. E Bluvia che invece fa chiaramente pochissimo, ma veramente una parte infinitesimale del traffico che fa la Caronte. Bluvia è diciamo RFI, quindi delle ferrovie dello Stato, e il biglietto costa 30 euro. C'è una certa differenza, certo, meno corse, per carità, tutto quello che vogliamo, però c'è questa differenza. Nonostante questa differenza di prezzo, io sono rimasto veramente sorpreso che da Villa San Giovanni verso la Sicilia e viceversa, mentre la Caronte è affollatissima, per cui spesso si arriva, bisogna aspettare, si perde un traghetto, bisogna aspettare quello successivo perché la coda delle macchine, anche in questo periodo che ancora non è molto trafficato, la coda è molto lunga, invece Bluvia sono veramente 4 macchine, e questo qui secondo me è un peccato non valorizzare pure Bluvia che ho visto che funziona benissimo. Questo in realtà si spiega con diciamo, c'è un progetto politico di mandare, convogliare il traffico gommato dei mezzi sulla Caronte, anche perché considera che Bluvia comunque deve rispettare le esigenze dell'attraversamento dei treni, cioè ancora noi nel 2010, nel 2011, piuttosto che fare un treno che si ferma a Messina, un collegamento veloce, riprendere un altro treno, dobbiamo smontare i vagoni, metterli in traghetto, portarli in Calabria e rimontare il treno. Quindi, ovviamente, con i tempi che ci sono, un automobilista comunque preferisce andare a prendere l'altro mezzo disponibile, che poi sarebbe la Caronte. Però E Palmira, nel però Palmira, ecco, su questo qui, quello che io ho potuto riscontrare, no? È questo fatto. Pluvia ha degli orari che sono predeterminati. Quindi, avendo l'orario, una persona sa che ha questa scelta da poter fare. Nonostante tutto, sono veramente 4 macchine. Io ho potuto riscontrare che il servizio funziona, nonostante che ci sia, sì, caricare, scaricare il treno, tutto quello che vogliamo, però questa operazione qua, siccome l'orario di arrivo e di partenza è comunque prefissato, funziona. Magari può esserci un ritardo di un quarto d'ora per l'aggancio dei treni o robe, cioè,
cose da poco. Io mi sono sorpreso proprio che forse Bluevia non pubblicizza adeguatamente il suo servizio, perché poi ho visto che la nave è moderatamente accogliente, se fosse un po' più pulita, non è che la pulizia, la Caronte brilli. Anche la segnaletica stradale non ti aiuta a scegliere, cioè, chi non conosce comunque bene il territorio, eccetera, seguendo le strade, sia che scenda dalla Salerno-Reggio Calabria, sia che arrivi da Messina, comunque si imbarca, è portata ad imbarcarsi sulle Caronti. È un sistema che ormai va avanti da così tanto tempo. Poi considera che c'è tutto un altro discorso dietro di situazione demaniale, di appunto monopolio. Considera Certo. che per esempio non sono sindacalizzati tutti i marittimi della Caronte, per cui lo sciopero non esiste, ci sono delle condizioni che dovrebbero essere valutate. Insomma, è una delle battaglie, anche quella dell'attraversamento dei TIR, che per esempio Saro Visicaro ha portato avanti nel corso di tanti anni, fino ad aggiungere poi diciamo, al palliativo, perché di questo si tratta, di un secondo approdo che di fatto però non ha costituito la soluzione, perché questo secondo approdo a tre mestieri non ha garantito il non attraversamento in città dei TIR, perché spesso a causa del maltempo non è adatto comunque all'attracco delle navi, per cui spesso comunque si attracca in città. Ho capito. Palmira, guarda, io siamo alle ultime battute, posto che, come vedi, la mezz'ora ogni volta vola veramente in modo incredibile quando siamo qua a parlare dell'attività radicale in giro per l'Italia. E questi ultimi minuti, io stai dicendo, non sento bene la tua voce, Palmira. La prossima volta di non essere sola e di essere almeno con Saro. Ah, certamente, guarda, se tu sarai d'accordo, nelle prossime domeniche noi del Qui Messina possiamo farne una rubrica quasi fissa, perché riteniamo che sia importante mantenere i contatti con tutte le realtà radicali d'Italia, e vorrei dedicare questi ultimi minuti ad una tua breve riflessione sul problema dei problemi, e poi stiamo parlando dalla sponda calabrese verso la sponda siciliana, trasmessa in tutto il mondo da TV radicale in questo momento in diretta. E beh, io questi ultimi minuti vorrei dedicare ad una riflessione su quello che ci terrà sicuramente impegnati nei prossimi anni. Tu cosa ne pensi del ponte? Allora, io penso che il ponte non si farà, ma di fatto esiste già da almeno 60 anni, perché comunque ricordiamoci che grazie al ponte gira l'economia dei progetti, c'è anche una certa politica che sul ponte sì, ponte no, ha fatto chiaramente delle battaglie. E qui a Messina c'è stata una manifestazione circa un mese fa della rete No Ponte. Tra l'altro, sappiamo che il progetto, anche se è stato annunciato come definitivo, ancora non lo è. Però è anche vero che alcuni soldi vengono già spesi diciamo, per tutte quelle Però infrastrutture che devono. aspetta, Palmira, io mi permetto di insistere. Tu cosa ne pensi? Sei a favorevole o contraria? Guarda, io sono contraria, ma non per altro, perché non credo che sia lo sviluppo sostenibile che meritiamo per la nostra vocazione, proprio per la vocazione di una città come Messina. Non credo che l'unica soluzione, l'unica speranza di vedere il nostro futuro sia quello di essere una città ponte. Una città ponte per il passaggio, cioè già paghiamo molto questo fatto di essere una città semplicemente di passaggio, quando invece possiamo offrire anche da un punto di vista turistico delle cose uniche, cioè lo stretto è un posto unico, è veramente il centro del Mediterraneo, non mi va di pensare allo stretto come a un corridoio 8. Certamente. Credo che ci meritiamo molto di più e che non è l'idea del ponte, quest'idea faraonica che può far ritornare Messina, la città importante del Mediterraneo che è sempre stata. Sicuramente
sia per geografia sia anche per economia vera e propria e anche per cultura, per storia. Cioè noi un po' siamo stati ormai diciamo etichettati come la città del ponte, e questo ponte di fatto non c'è, però insomma, ci condiziona molto anche nelle scelte, anche come questione sociologica potremmo analizzare la questione del ponte, perché ormai ha influenzato decine di generazioni anche nelle scelte, per esempio nelle scelte politiche. Ultimissima domanda, e invece questo progetto poi in verità è una realtà sulla carta, la città metropolitana Messina-Reggio Calabria, tu cosa ne pensi? Esiste davvero questa città metropolitana? Allora, di fatto, noi veramente dovremmo essere un'unica grande città. L'auspicio sarebbe, considerarci un'unica grande città, Messina e Reggio, perché per i rapporti che ci sono sempre stati tra le persone, per i pendolari, per, gli universitari, insomma, Messina e Reggio sono sempre state, sebbene, il campanilismo è anche una delle caratteristiche, però sappiamo di essere cugini, come ci chiamiamo qui. Essere un'area metropolitana vorrebbe dire appunto avere un aeroporto dello stretto che funzioni, perché i collegamenti ormai, piuttosto che viaggiare col gommato, io penso che sarebbe meglio utilizzare l'aereo. Abbiamo la possibilità appunto di ottimizzare questi collegamenti proprio tra le due sponde, ma anche per tutto quello che concerne un'area cosiddetta metropolitana, perché questo consentirebbe di accedere a dei finanziamenti per appunto migliorare la qualità della vita da entrambe le sponde. Bene, Palmira, noi parlando anche del ponte, abbiamo risposto ad una domanda che stavo leggendo proprio in questo momento e ci rivolgeva Gianni Colacione sulla chat, che diceva: ma a Messina c'è qualcuno che crede che faranno il ponte sullo stretto? E vabbè, questo qui non si sa, sarà tutto quanto da vedere nei prossimi anni. Di certo c'è quella riflessione che facevi tu, che di soldi se ne sono stati già spesi tanti, se ne spenderanno tantissimo in futuro. Allora, noi, guarda, in questo adesso chiudiamo. Sì, dimmi pure, Palmira. Nel 1982 una serie di Topolino fu dedicata al ponte, in cui c'era Paperon de Paperoni che costruiva il ponte sullo stretto. Vi dico Eccolo. soltanto che si chiude con il crollo di questo ponte e con i soldi spesi male di Paperon de Paperoni. Quindi anche a fumetti l'idea del ponte non credo sia un'ottima idea. Ci arriva da Sergio Ecco. Paperoni. L'unica differenza è che i soldi erano di zio Paperone, invece i soldi spesi e quelli che saranno spesi saranno di zio Pantalone in questo caso, e quindi lo Stato, quindi noi, la collettività. Palmira, ti salutiamo veramente, ti ringraziamo e io ti ringrazio a nome di tutta TV Radicale per l'attenzione e quindi ti ripeto, ci piacerebbe davvero e lo facciamo, quasi concordiamo qua fra di noi in diretta. Palmira, Che, Palmira. ecco, che qui Messina diventasse una rubrica ufficiale e costante di TV Radicale, per cui magari, se, in base alla tua disponibilità e dei compagni di Messina, se domenica prossima siete disponibili e sarete dei nostri, andremo in diretta e continueremo a raccontare le attività radicali che succedono, che accadono in quel di Sicilia e più specificatamente a Messina. Va bene, considerando che i collegamenti si fanno da casa mia, io ne approfitto, estendo l'invito, facciamo una mini festa e ci colleghiamo con i nostri compagni del resto d'Italia. Ciao ragazzi, Fantastico. buon lavoro. Ciao Palmira, un Grazie, saluto a te ciao Palmira. Ecco Palmira. Marco, se sei d'accordo prendo un attimo la linea e poi ti Prego. richiamo in un'altra Benissimo. conversazione. Ok, Benissimo, perfetto. ringraziamo Marco Marchese, ringraziamo Palmira Mancuso, riprendiamo la linea dallo studio per...